questa sera Angoli si trasferisce a Milano nel centralissimo Corso Matteotti. Siamo nello showroom borbonese, una limited edition delle pochette per il Natale 2017 che sposa il progetto Chicco della Felicità, tutto questo a favore dei bimbi meno fortunati. Un grande evento, tantissimi gli ospiti, andiamo a vedere che cosa accade. Il Chicco di Felicità è un impegno soprattutto nei confronti della solidarietà. Francesca, ci spiega il significato e il contenuto di questo messaggio? Sì, volentieri. Il Chicco di Felicità nasce come emanazione del brand Chicco nel 2010, come simbolo da scegliere da per sé o da regalare, per mettersi dalla parte dell'infanzia. Quindi il Chicco di Felicità è un aiuto concreto alle famiglie fragili. Siamo contenti di inaugurare quest'anno, proprio a Natale, un nuovo capitolo in un momento che è particolarmente appunto importante per il nostro target e ci auguriamo che siano come anche quest'anno in molti a sceglierlo come strenna natalizia per sé o da regalare. La vicinanza ai bambini meno fortunati è sicuramente un aspetto molto importante di questo progetto. In che senso lo vuole commentare? È sicuramente la vicinanza al mondo dell'infanzia è per Chicco alla base dei suoi valori. L'aiuto, l'ascolto, l'accoglienza, la solidarietà sono valori che ci sono stati trasmessi e che l'azienda oggi e il brand continuano a seminare. Questo è un moto di orgoglio per Arzana perché nella discontinuità continuiamo ad essere fedeli alle nostre suadisono origini. Sono nate le collaborazioni di quest'anno 2017 fino a questa pochetta per il Natale? Abbiamo contattato Borbonese, che è un'azienda italiana, così come lo siamo noi, e abbiamo collaborato lungo tutto l'anno creando appunto due pochette, una che è stata venduta durante tutto l'anno nei negozi Chicco e questa che viene inaugurata oggi. Siamo appunto nel loro flagship milanese, nel centro di Milano, e con un flavor natalizio. Quindi regalare a Natale, ma soprattutto regalare a chi è meno fortunato. Assolutamente, regalare, regalarsi e dare un gesto di vicinanza appunto a chi è meno fortunato. E poi il Chicco di Felicità è un progetto veramente nato sotto una buona stella perché sono oltre 500.000 i fan che hanno in questi anni deciso di aderire e quindi porta bene insomma. Insomma, sempre nuove idee, un lungo cammino davanti a voi quindi. Sì, ce la mettiamo tutta. Felicità è un sogno che si realizza, Luisa, è così? Sì, è così. Abbiamo lavorato insieme per pensare a qualcosa di speciale e questa sera noi avremo la possibilità di presentare al mondo che ci aiuta da sempre nelle nostre attività questo Chicco di Felicità in una pochette che è un piccolo gioiello che rende ancora più prezioso il lavoro che noi facciamo nelle nostre attività. Allora vogliamo raccontare nel dettaglio di cosa si occupa la vostra associazione? Sì, molto volentieri. Noi da quasi 40 anni, saranno 40 tra due anni, ci occupiamo di minori in difficoltà. Portiamo presso le nostre comunità per un periodo che non deve essere troppo lungo minori che hanno subito gravi violenze e maltrattamenti all'interno del nucleo familiare, allontanati dal Tribunale dei Minori. Sono minori di età che varia dai 3 ai 18 anni, sono 3 comunità per i bambini e 2 comunità per gli adolescenti. A questi si accompagna un secondo servizio che è rivolto alle mamme e ai neonati e che viene fatto a domicilio. Su questo ultimo servizio e su quello dei minori più piccoli si rivolge il viso, l'attenzione e la mano buona di Chicco insieme a Borbonese. Quindi quanto è importante un progetto di solidarietà come questo vicino a Chicco e a Borbonese? Beh, è importantissimo e soprattutto perché l'immagine che noi vogliamo dare e con questo lavoro ci riusciamo è un'immagine di speranza e un'immagine di gioia. Quando noi parliamo del nostro mondo, è un mondo fatto
che ha dolore, che ha traumi, che ha maltrattamento, ma non vogliamo mai raccontarlo così, perché vogliamo raccontarlo sul futuro e non sul passato. Allora, quale futuro migliore noi possiamo raccontare se non un futuro che vede persone capaci e competenti che aiutano questi bambini, queste mamme a ritrovare la gioia di primo di vivere ma poi di progredire. Allora Luisa, vogliamo sollecitare perché tante mamme più fortunate possano condividere questo bel progetto di solidarietà e dare tanti chicchi di felicità ai bimbi meno fortunati. Hai già detto tutto tu benissimo, io posso solo aggiungere che il nostro lavoro lo facciamo con grande attenzione, con grande professionalità e con grande trasparenza. Quindi siamo un'associazione che può essere vista, visitata, ascoltata, visionata in tutti i minimi dettagli, quindi chi compra uno di questi chicchi di felicità è sicuro che andranno a buon fine. Francesca, il chicco di felicità è un progetto che ha a cuore i bambini meno fortunati. Perché avete sposato questo progetto? L'abbiamo sposato perché comunque pensiamo che fare del bene in questo momento storico sia una cosa molto importante. E comunque Borbonese, insomma, è sempre stata molto sensibile all'aiuto di chi ha bisogno. Ma questo qui è stato un progetto a cui ho tenuto molto, perché sia con Chicco che CAF abbiamo appunto visto che erano dei partner talmente importanti in questo settore che abbiamo detto non possiamo non partecipare anche noi, insomma non possiamo non dare una mano soprattutto. Avete creato una limited edition per questo Natale con un bellissimo oggetto, ce lo descrive? Assolutamente, abbiamo creato, ecco, non so se si vede, questa pochettina nel colore nero, che è il colore del, insomma, che abbiamo fatto questa speciale edizione per il Natale, e il codice distintivo dell'OP, l'occhio di pernice, che insomma è il, diciamo, il logo del marchio, e, diciamo che è un prodotto interamente borbonese. Cosa vuol dire? Un prodotto di qualità gestito da Borbonese, come gestisce tutti i prodotti della linea, e, però con un po' di cuore in più. Quindi una pochetta solidale assolutamente da avere. Assolutamente, anzi spingiamo tutte le signore a fare questo gesto, sia perché è una cosa che va a beneficio di questi bambini che comunque hanno veramente bisogno, e poi soprattutto speriamo che il nostro prodotto diventi, insomma, prodotto di nuovi clienti. Ecco. Quindi è importante per voi che lo stile, la vostra classe inconfondibile sposi un progetto solidale così delicato che va ad abbracciare i bambini meno fortunati. Assolutamente, questo veramente è stato, diciamo, la base su cui siamo partiti con questo progetto, e in cui io ho creduto molto e che è stato veramente un progetto di successo. E devo dire che mi ha stupito il fatto di quante persone sono solidali poi alla fine e sono sensibili, in particolare insomma ai bambini, perché i bambini sono veramente indifesi, sono il nostro futuro. E ecco, è stata veramente una bella scoperta, insomma, vedere quanto bene, insomma, comunque le persone vogliono fare. Quindi Francesca, che dire, non cerchiamo altri regali di Natale, perché qui c'è un'ottima idea e soprattutto che è anche un messaggio solidale. Assolutamente, io trovo che il chicco di felicità fatto con Borbonese sia veramente un regalo di Natale azzeccato, utile e soprattutto fatto col cuore. Siete qui perché accompagnate le vostre signore o dovete fare i regali di Natale? Ma dobbiamo fare i regali di Natale, perché le signore oggi sono a casa, almeno la mia, le loro presumo anche, sì, regali di Natale. Quindi vi sembra assolutamente una buona idea regalare la pochette Chicco di felicità? Assolutamente sì, e anche quest'estate, in occasione di un'altra uscita di Borbonese con il Chicco di felicità con Chicco, avevo già fatto un presente alla mia signora proprio. C'è anche un aspetto solidale, che cosa ne pensa di questa parte così importante? Quello è l'aspetto più importante, perché acquistando un prodotto di qualità e di eccellenza si riesce a fare anche un'opera di bene per chi è che è meno fortunato, e quindi soprattutto in questo periodo di Natale dove un po' tutti siamo più vicini a queste problematiche, è importante partecipare, quindi acquistare tante pochette
per fare bene beneficenza. Pensi di fare i tuoi regali di Natale qui dentro? Sì, anche perché mi sembrano piccoli, anche molto facili da portare, perché non sono italiana, allora devo andare all'altro lato del mondo, è perfetto dei regali. Quindi anche per una ragazza giovane come te è un prodotto assolutamente da utilizzare. Secondo me per tutte le età, perché possiamo mettere dal trucco per andare di viaggio, le cosine, per uscire, il cellulare ci sta, tutto secondo me. Ha fatto acquisti, è per lei o per un regalo? Per un regalo in realtà, ma sono indecisa, magari la terrò per me. Perché è talmente bella che è un oggetto insomma da non perdere. Assolutamente, di un brand che a me piace a prescindere, il fatto che abbia anche una valenza sociale e che sia parte di un progetto così meritevole è sicuramente una scusa in più per acquistare una cosa che avrei acquistato probabilmente comunque. E quindi lo consigliamo a chi ci sta ascoltando. Assolutamente, mi sembra perfetto per un regalo di Natale e anche per farsi un piccolo regalo. Una giovane mamma presenta l'evento Chicco della Felicità. Che cosa ne pensi di un'iniziativa che va a favore dei bambini meno fortunati? Allora, diciamo che è un tema già molto importante per me e adesso che sono diventata mamma da 4 mesi di Ludovica, per me il mondo dell'infanzia e l'importante che tutti i bambini possano vivere un'infanzia serena è ancora più sentito e più importante questo tema. E quindi l'idea di poter fare del bene, di poter regalare della serenità a dei bambini un po' meno fortunati attraverso un regalo è un'iniziativa, penso, meravigliosa. E quindi a questo punto preferiresti ricevere questa bellissima pochette o regalarla? Entrambe, ma regalarle senz'altro. Ha già fatto acquisti? Sì, ho già fatto acquisti e coglievo l'occasione, visto che è il periodo prenatalizio, colgo l'occasione, c'ho un po' tante sorelle. E quindi amici, trovo che sia il momento ideale e l'oggetto ideale per fare un regalo di Natale con doppia valenza. Paola, il Chicco di Felicità è un'iniziativa straordinaria a favore dei bambini meno fortunati, cosa ne pensa? Beh, è un'iniziativa straordinaria, ma poi io soprattutto i Chicchi di Felicità li seguo da tanto tempo perché conosco personalmente la dottoressa Catelli che si occupa in prima linea da sempre di queste iniziative speciali che fanno bene a noi innanzitutto e fanno bene agli altri. Quindi per Natale è un bellissimo regalo, oltretutto elegantissimo, una pochette nera limited edition. Lei è un'esperta di gusto e di classe, quindi abbinare un brand così conosciuto con un'iniziativa solidale così importante è una grande idea di fatto. Ma secondo me è una grandissima idea e oltretutto è un regalo sempre gradito, la pochette, soprattutto per noi donne. Abbiamo sempre mille cose da mettere in borsa, ma anche per gli uomini, magari a volte nei viaggi, nelle cose. Una piccola pochette è gradita, uomini, donne, fa bene a noi, come dicevo, e fa bene agli altri. Quindi iniziativa straordinaria e siamo sempre a sorreggere queste belle iniziative, soprattutto Natale. Si augura anche di riceverne una in regalo? Ma non solo, io ne ho già prese e le regalerò sicuramente e mi auguro di riceverne una, se no me ne terrò una io. E abbiamo vissuto insieme questo straordinario evento dove la solidarietà davvero la fa da padrone. I buffetti naturalmente porteranno tanta fortuna, ancora più fortuna al Chicco della Felicità. Grazie per essere stati con me, come sempre la linea ai colleghi dell'informazione.